Nelle prossime settimane, fra pochi giorni, c'è un appuntamento importante che riguarda gli italiani, l'elezione dei primi cittadini di oltre 1380 comuni, qualcosa del genere, il numero esatto non lo ricordo. Eh, bisognerà ridare aspetto di, di sana amministrazione politica molte città, molti comuni, soprattutto a quelli dove abbiamo visto la corruzione, che cosa ha fatto? Ci troviamo a Roma, è l'emblema, il segno di che cosa è stata la politica corrotta. Con noi è un caro amico della nostra trasmissione, da sempre ci aiuta a capire, a comprendere perché lui si intende di giustizia, si intende di norme, si intende di cultura in generale. Eh, senatore, io continuo a chiamarla senatore perché comunque è un termine che medio rimane... Anche. Giudice, allora, giudice, allora giudice imposimato. Dicevo questi primi cittadini, il primo cittadino è il segmento eh, di, di, di vicinanza con le istituzioni, il primo cittadino è il primo che deve rispondere a, alle richieste de, degli amministrati, il primo cittadino che dovrebbe essere dispecchiato onorabilità. Negli ultimi anni abbiamo visto cosa è successo. Vuole fare una radiografia di questo primo cittadino? Guardi, io ho svolto, come lei ha detto, diverse attività, quella di senatore, di deputato e anche di consigliere comunale. Più volte mi hanno proposto di fare il sindaco della mia città di Maddaloni, che è una bella città storica, che addirittura fonda le sue radici nel... Creazione dell'Antica Roma, perché ci sono delle vestigie dell'Antica Roma. È vicino la città di Capua, che è stata una città romana. Ebbene, io le dico che in tutta la mia esperienza di politica la più difficile è stata quella di consigliere comunale di una città che era governata da un sindaco che era molto capace, che si chiama Elio Rosati, era un sindaco che poi è stato anche deputato e senatore, è stato anche sottosegretario alla giustizia, era un grande amico di Aldo Moro, di cui fra pochi giorni ricorre l'anniversario dell'assassinio 9 maggio, che è avvenuto appunto ad opera delle Brigate Rosse. Bene, le posso assicurare che l'attività più difficile è quella di sindaco, perché nel sindaco si concentrano diverse responsabilità. Secondo me, eh, diciamo l'indicazione più completa di quello che deve essere un buon sindaco la dà Aristotele. Perché? Perché Aristotele dice che ci vuole un'enorme capacità nei doveri della carica di sindaco, poi eh, la conoscenza delle leggi, ma non solo della Costituzione, anche delle leggi amministrative e Giustizia e virtù, che è il requisito più importante. Bisogna avere tutte queste capacità, perché capacità nei doveri della carica significa eh, saper amministrare un comune che può essere grande come quello di Roma, o può essere anche un piccolo comune di 7 800 abitanti, o di 10.000 o di 100.000 abitanti. E. Poi bisogna avere anche alla fine giustizia e virtù. Quindi diciamo che il sindaco è una, anche una specie di poeta perché lui deve anzitutto trasformare la città in, un, in quello che è lo specchio della, eh, della, della popolazione locale. Deve essere in grado di eh, provvedere. Alla cura dei servizi pubblici essenziali che non sono soltanto il, i trasporti, ma che sono importanti, ma anche la cura del verde, la cura degli asili, la cura delle scuole, la gestione della cosa pubblica, evitando che si possa spendere più di quello che si ha. E questa. Ultima definizione richiesta adesso, giustizia e virtù. Significa che uno non può fare il sindaco senza conoscere la Costituzione, perché? perché tutto quello che fa il sindaco deve essere subordinato alla Costituzione, nel senso che tutti i provvedimenti amministrativi non possono andare, quindi principio di legalità costituzionale, principio di legalità. Poi il, il principio di, della buona amministrazione e imparziale amministrazione, che è richiesta dall'articolo 97, cioè il sindaco deve gestire la cosa pubblica con impiar, imparzialità e secondo buon andamento. L'articolo 97, questo spesso non è avvenuto. Allora c'è un'ultima sì. cosa che dice: Che bisogna che dice spesso Aristotele, la carica pubblica, non può essere lo strumento di arricchimento di chi fa il sindaco, perché il sindaco è uno che si dedica alla cura, all'abbellimento, alla gestione della cosa pubblica senza guadagnare una lira. Questa è la principale dote del, de, dell'amministratore sindaco che non, deve, non dovrebbe ricevere nessuna retribuzione per quello che fa. Questo io dico quello che è l'ideale, cioè l'ideale dovrebbe essere questo. Ci possono essere anche delle eh, spese da rimborsare, ma non più di questo, perché se il sindaco incomincia a, a eh, pretendere un rimborso delle spese per andare a fare i viaggi negli Stati Uniti, per andare nel, nei luoghi più impensati, nelle Seychelles, eccetera, oppure per andare negli alberghi assieme alle proprie amanti, eccetera. allora non è più un buon sindaco. Quindi l'attività di sindaco è, significa dedizione completa alla città nella quale, allora. nella quale si, si, è, si è stati eletti. e Questi Ora peccati, qualche, un attimo però, questi, di questi. diciamo che questi peccati a cui ha fatto riferimento il giudice imposimato, non riguarda nessun no, primo no. cittadino, nessun governatore di regione, non riguarda nessuno, nessuno ha fatto viaggi, nessuno ha, si è fatto... Si è, si è arricchito, nessuno si è fatto fare favori, nessuno ha... Cercato amici da collocare nei posti, quindi questa cosa a noi non ci tocca, vero? No, a noi non ci tocca perché quella cosa che dice Aristotele, ripeto, è che è uno dei più grandi filosofi della politica di tutti i tempi, è importante, dice, badare bene che la carica non sia motivo di arricchimento personale perché se la carica comporta l'arricchimento della persona, allora si degenera nell'affarismo. Allora io credo che in questo momento i cittadini abbiano il dovere di scegliere delle persone che non si devono arricchire, quindi bisogna guardare tutti i precedenti delle persone, e indipendentemente dall'appartenenza o meno a un partito. Io credo che le liste civiche siano le liste migliori. Perché? Perché come è in Inghilterra, quando si tratta dell'amministrazione del sindaco bisogna superare le divisioni dei partiti. Bisogna anche scegliere una persona che sceglie una lista civica, dico Bella Roma per esempio, senza che questo debba condizionare i cittadini, i quali possono pure decidere. Di eh, scegliere una persona indipendentemente dalla propria scelta politica Polina. di parte. Que questo allora. avviene abitualmente in Inghilterra. E in questo modo si può anche far convergere le proprie preferenze su una persona che, che sia in grado di amministrare una città indipendentemente dal fatto che queste le persone che fanno le scelte siano sì. su posizioni contrapposte. Adesso ripeto, per me questa è la scelta da fare attraverso le cosiddette liste civiche. Ovviamente si possono presentare pure le liste dei partiti, però ci sono stati eh, anche a Roma dei grandi sindaci che sono rimasti nella memoria di, di tutti, tutti noi. Sì, è, vero. è vero, a Roma ma anche in altre città. È un momento quindi molto delicato. Ma anche guarda, perché. Voglio il nostro... indicare uno. Eh, ma... si vediamo ma... se è lo stesso. Petroselli. Petro... Eh, sì. allora. Petroselli in effetti. Perché era un sindaco che è morto sul campo, sì. perché lui lavorava 16-17 ore al giorno. Sì. Adesso lo lasciamo stare. L'idea politica, però lui era una persona amata da tutti no, no, da i cittadini. Sì, da tutti di ogni colore e, politico. E questa persona girava per tutta la, la città, visitava i rioni più poveri, vedeva quali erano i bisogni dei, dei cittadini dei, dei rioni emarginati. Prendiamo Napoli e la periferia di Napoli. È terribile la periferia. Il problema allora il sindaco deve provvedere anche a... Cercare di sistemare e di risolvere il problema dell'abitazione delle persone. Non è alla sua portata, però, però si può impegnare per risolvere ecco. il problema della casa, della pulizia, ecco, della giudice, città. Però adesso... Tutti i comuni, ma anche soprattutto quelli piccoli, perché magari su 800 abitanti addirittura adesso eh, c'è un, un numero mh, enorme, per esempio, di immigrati. Questa immigrazione che colpisce tutte le città. Noi siamo a Roma, parlo di Roma, le periferie di Roma vivono in una continua battaglia-guerra con questi immigrati che non riescono ad inserirsi, ma così in tutte le grandi città, nei piccoli comuni. I miei colleghi delle varie televisioni mi parlano, dalla Val d'Aosta, giù. Giusino a Palermo i problemi che vivono le varie città. Questi primi cittadini cosa possono fare? Perché qui riguarda lo Stato, riguarda l'Europa più che il sindaco. Allora ecco, ci sono dei problemi che i sindaci da soli non possono risolvere. E questo è vero, ma si può realizzare il problema della soluzione dei problemi dell'ospitalità, de, dell della questione dell'ospitalità con quella della buona amministrazione. Io le posso dire questo, che anch'io sono stato un migrante, sono andato in Sudafrica quando avevo 22-23 anni, dove c'era in Sudafrica un mio zio, un mio nonno, e ho attraverso la mia emigrazione in Sudafrica potuto aiutare i miei cari che erano in Italia, così mio fratello. Che poi è stato ucciso dalla, dalla, dalla mafia dalla camorra, e le dico che in linea di massimo noi non possiamo rifiutare i migranti perché la migrazione è una ricchezza, secondo me, ha ragione Papa Francesco. Certo che la migrazione deve essere disciplinata, perché non può essere impedita, deve essere disciplinata, nel senso che bisogna combattere strenuamente il traffico di esseri umani. Quindi, cioè combattere i trafficanti di esseri umani, i trafficanti di bambini, di donne e di tutte le persone che vengono sfruttate perché per pagare il contributo del loro viaggio loro sono spesso costretti a prostituirsi, così i bambini, sono scomparsi 10.000 bambini. Allora, questa questione dei migranti non si può risolvere con i muri, questa è una follia. Ma questo per la semplice ragione che la migrazione è un fatto storico insuperabile. Noi europei siamo stati migranti in tutti i continenti. Noi siamo andati in America Latina, in America del Nord, in America del Sud. In Cina. In Cina siamo andati in Africa, in Asia. Noi non, non c'è un solo continente in cui non, non, abbiamo, non abbiamo fatto. Opera di emigrazione e di civilizzazione, nel senso che abbiamo sfruttato le potenzialità di alcune zone che non erano. Quindi, non vediamo il problema della migrazione come qualcosa da combattere, ma come qualcosa da governare, secondo le regole che sono scritte nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Nella Convenzione Istitutiva delle Nazioni Unite e secondo la Costituzione Repubblicana, che all'articolo 10 e 11 prevedono delle norme precise, cioè l'Italia deve uniformarsi alle convenzioni internazionali che sono generalmente riconosciute, tra cui la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ma anche la, eh, la Convenzione delle Nazioni Unite, che significa che noi dobbiamo. Dare ospitalità a tutti quelli che hanno problemi di oppressione, di limitazione della libertà. È un dovere a cui non possiamo sottrarci. Però a questo poi si aggiungono anche quelli che chiedono ospitalità perché hanno bisogno. E in questo io sono d'accordo con il Presidente della Repubblica Mattarella, perché? Perché il Presidente della Repubblica ha detto che le norme che governano l'immigrazione non sono sufficienti a risolvere il problema, dobbiamo avere una maggiore liberalità.